è finito in parità il match della decima giornata del campionato di promozione fra Sporting Ponte Cagnano e Temeraria San Mango. Primo tempo noioso, caratterizzato solo da una clamorosa occasione sbagliata dall'attaccante della Temeraria Scarpinati, che per ben due volte nella stessa azione non è riuscito a battere il portiere avversario. Più divertente il secondo tempo, che si è aperto con un misterioso gol annullato allo Sporting, che ha scatenato le proteste dei giocatori gialloblu. Al 24esimo del secondo tempo, il vantaggio della Temeraria con Scarpinati, lesto ad incunearsi nella difesa avversaria e ad insaccare di destro l'incolpevole portiere. Un gol che ha svegliato lo Sporting, lanciatosi all'attacco, mancando prima clamorosamente il gol con Discepolo e poi colpendo un palo con Garofalo. Premesse di un pareggio che è arrivato con un colpo di testa di Viscido su calcio d'angolo. Quattro minuti dopo, il nuovo sorpasso avversario con Lipuma, che ha approfittato di uno svarione difensivo dello Sporting ed ha insaccato la rete del 2-1. A chiudere i conti, Garofalo, che con un bellissimo tiro al volo di destro ha battuto il portiere avversario. Finale allo stadio 23 giugno 1978, 2-2. Pareggio, forse ci sia un po' stretta, soprattutto per quanto riguarda le azioni che abbiamo avuto sotto rete, soprattutto nella seconda fase, più un gol annullato dove comunque dal nostro punto di vista era gol regolare perché l'ha toccata il loro difensore e non il nostro attaccante. Questa è stata un po' la triade arbitrale che ha fatto sì che ci annullassero questo gol. Per quanto riguarda le nostre azioni, penso, come ho detto già prima, che abbiamo avuto noi più azioni da gol. Loro il primo tempo si sono arrivati a tu per tu con il nostro portiere, ma è stata l'unica azione di merito dove poi Alessandro Farina è riuscito a recuperare la palla. Quello che ho da recriminare è soprattutto che non possiamo prendere due gol simili su una palla lunga, dobbiamo cercare di migliorare sotto questo punto di vista e soprattutto subito dopo la sostituzione che eravamo con Viscido che ha portato al pareggio, dovevamo metterci bene e quindi riequilibrarci, invece ci siamo troppo spinti in avanti, abbiamo perso un po' di riequilibrio visto che non c'era più il nostro difensore centrale e abbiamo beccato il secondo gol. Poi grazie a Garofalo, un euro gol, abbiamo portato questo pareggio a casa.